Perché io dico una cosa, no? Adesso qui torniamo ancora fa al discorso paura, di... Il problema è che il diverso, e così è sempre stato ultimamente considerato l'omosessuale, come è stato considerato anche quello che si veste o si pettina in modo diverso da noi, o il malato di mente, per esempio. Il diverso è l'altro, è l'alieno, è colui che ti mette in una condizione dove tu ti senti piccolo rispetto a lui, quindi non riesce ad affrontarlo, certo. Perché non riesce a entrare nel suo modus vivendi, nella sua psiche, in quella che è la sua vita, perché non riesce ad accogliere. Allora a quel punto tu hai paura dell'altro, tu hai paura del diverso. Per esempio, non so se hai visto, se i nostri ascoltatori hanno visto, è un film recente che Io l'altro, con Raul Bova e Giovanni Martorano, che è un film scritto da un tunisino, dove si parla della diversità, dove si parla di io l'altro, perché dentro di noi, in questo caso il diverso era un tunisino che apparentemente via radio Raul Bova sente: sono su una barca e sono due pescatori amicissimi che hanno lottato per riuscire a conquistarsi e a comprare questa barca, che giocano e scherzano insieme, e poi l'unico strumento di comunicazione è la radio. Lui sente per radio che stanno cercando un tunisino che è un terrorista, che potrebbe essere lui, e quindi la situazione si capovolge. Allora dall'amicizia diventa paura, poi diventa terrore, e poi alla fine andate a vedere il film, certo. Però in questo, per dire che l'altro ce l'abbiamo dentro di noi, e noi di quest'altro abbiamo paura perché è il diverso da noi, perché quello che noi non accettiamo, quella parte di noi che non accettiamo, e molto spesso non l'accettiamo perché culturalmente non ci hanno insegnato ad accettarla. Però secondo me questo riguarda giustamente il tuo punto di vista, proprio la fobia del singolo, cioè la fobia dell'istituzione religiosa. Secondo me è più legata a questioni di potere e di conservazione del potere, è un pochino a monte. Sì, questo io l'avevo detto prima, quindi dal punto di vista culturale il discorso della Chiesa è quello, ovviamente. Dal punto di vista poi del singolo e la paura, molto spesso cosa succede? Certo. Ci si integra in una comunità come può essere quella religiosa, perché in quel modo si è protetti. Sì, perché quando la Chiesa si parla, poi dall'altro, cioè da chi ti fa paura, e quindi da quello che è diverso da te. Quando poi la Chiesa parla di questione morale, effettivamente si riferisce soltanto alla parte sessuale, effettivamente. Sì, perché io non ho mai visto la Chiesa scagliarsi contro uno dei 10 comandamenti è non fornicare. Scusami. Sì, però non è che desiderare una donna. Però c'è in uno dei comandamenti anche non rubare. Perciò sì, ma è più semplice scagliarsi contro il sesso, che è il fondamento comunque anche delle relazioni. No, perché io non ho mai visto la Chiesa alzare un solo dito o spendere una sola parola contro situazioni di gravi corruzioni e concussioni. Appunto, oppure dicevo, di situazioni è il peccato più semplice da imbrigliare, c'è anche, non uccidere la Chiesa, però non ho mai visto la Chiesa, a parte in maniera marginale, scagliarsi contro le guerre, contro alcune situazioni piuttosto. Pure lo stesso paradosso di Enrico De Petis, che ha ammazzato più di 80 persone, il boss della banda della Magliana, tra l'altro con Pippo Calò, tra l'altro la mafia siciliana, che tra l'altro è stato proprio pensato, è arrestato proprio nella via dove attualmente è la sede della radio, incredibile, nell'85, e praticamente si parla, addirittura era custodito il suo feretro, la sua salma in una chiesa, Santa Polinare, perciò, cioè, capite? Cioè, questo è il discorso. Comunque, invece, dato che siamo quasi in chiusura, io volevo chiedere invece a Carolina, adesso accantoniamo il discorso della chiesa, perché qui purtroppo bisognerebbe fare fiumi di puntate, perché proprio puntate a fiumi. Invece parliamo adesso del libro. Quali sono le cose, ci puoi raccontare delle cose che sono rimaste più impresse? Perché giustamente tu hai messo tutto quanto, le cose più interessanti le hai messe nel libro, però tra le cose interessanti che hai utilizzato per, tra l'altro
diciamo, mi incuriosisce anche la copertina del libro. Perché innanzitutto è stata fatta questa copertina? Perché non è stata scelta dalla casa editrice, in realtà sono due gambe di una ragazza lievemente scoperte, con delle calzamaglie un po' scese, due scarpe da ginnastica senza lacci. Non ha un messaggio, è una, no, è stata... però mi sembrava carino quando me l'hanno mostrata. Sono stata molto contenta perché mi sembrava che un po' unisse da una parte un aspetto un po' sexy, però dall'altra anche un aspetto scanzonato, allegro, queste scarpe da ginnastica aperte, insomma, che parlano di comodità, di tranquillità, di gioco. Ci rivedi in questa copertina? Sì, anzi, molte persone credono che si tratti delle mie gambe. Invece, torniamo alla domanda di prima. Qual è la cosa, tra le varie cose interessanti che hai messo insieme poi per poter scrivere e poi pubblicare questo libro, c'è una cosa che ti è rimasta proprio più impressa delle altre? Nello scrivere? No, no, nelle, cioè... delle risposte dei tuoi, diciamo, dei tuoi interlocutori, ecco, sul blog. Ma guarda, sì, iniziano, è uscito da un paio di mesi, iniziano ad arrivarmi delle email di persone che l'hanno letto finalmente, e una delle ultime che veramente... A parte le email, però, delle cose che hai pubblicato, dicevo. Capito allora la domanda, perdonami. Tu, diciamo, hai raccolto un po' quelle che sono le impressioni anche che del blog. In tutti questi 4 anni in cui hai gestito questo blog, c'è qualcosa che ti ha colpito più delle altre? Non ho capito se da parte dei lettori da o parte tra dei le lettori cose che tra le cose che, no, tra le cose che ti hanno scritto lettori. Beh, devo dire un po' di tutto, è talmente vasta la materia che ho un po' di difficoltà a fare una selezione istantanea, però mi colpisce molto, ecco, forse la cosa più importante è l'aver raccolto testimonianza di moltissime persone in Italia che la vivono come me, e quindi la gioia di non aver inventato nulla e di aver riscontrato una sensibilità di questo genere in moltissimi uomini e donne, per cui quando magari appunto sono invitata a qualche trasmissione o durante un'intervista mi si dice, soprattutto dopo il tour che dicevi in 30 città italiane, parliamo di questo tour l'Italia, anche come ho visto quest'Italia, cioè io mi arrabbio quando si parla dell'Italia bigotta, perché ho scoperto, grazie a 4 anni di blog, grazie a tutti gli incontri di persone faccia a faccia che ho avuto da Milano a Napoli, in Sicilia, in Sardegna, ovunque veramente in Italia, ho incontrato persone che hanno una capacità di vivere il sesso con la gioia e la naturalezza che merita, ma tantissime, che mi scrivono tutti i giorni email in cui magari mi dicono brava mi ha insegnato qualcosa, ma brava perché hai detto delle cose col tuo visino da ragazzina, hai finalmente ridato una dignità che il sesso merita e che purtroppo fa fatica a trovare nei media e nella nostra società. Quindi questa è una cosa che mi è successa spesso, che mi abbiano scritto questo, cioè io mi sento porno romantico, non sapevo che esistesse né questo termine né questo blog, sono 2 giorni che lo leggo e che mi ritrovo in quello che scrivi. Questa è la cosa che ti ha colpito di più? Sì. Guarda, io poi in passato, negli ultimi anni no, però in passato ho intervistato più volte Tinto Brass proprio per articoli, insomma, di carta stampata. E in quello che diceva lui, parlando del fatto della Chiesa mortificava il sesso, le sfaccettature, diciamo, dell'Italia provinciale, poi adesso parlare dell'Italia bigotta, che poi tutto sommato non hai scoperto un po' diversa da quello che pensavi. Esatto. Io rivedo molto di quello che mi ha detto Brass nelle interviste, in quello che tu stai dicendo, in quello che tu stai esprimendo oggi. C'è qualcuno che ti ha accomunato un po' in qualche modo a Brass? Mai? No. Neanche non nel pensiero. Non è ancora successo, no. Allora, la prima volta, allora sono lì. In questo caso ho sfondato una porta, diciamo, che era chiusa. E a questo punto, un'altra cosa che volevo chiederti, invece tu, Loredana? Sì, penso anch'io così. Che te l'ho detto prima, che c'è una doppia facciata. La gente in realtà non è bigotta. In realtà nel privato, nel pensiero, si sta aprendo tantissimo. Però pubblicamente la consapevolezza e il parlarne, il dichiararlo, non c'è bisogno che uno parli del proprio privato, però neanche che faccia finta di essere quello che non è. Sì, ecco questo, perché purtroppo quando si parla di erotismo, anche sui giornali, alle trasmissioni, viene presentato il lato oscuro, il lato brutto, il crimine, oppure si mette in ridicolo. Non c'è una via di mezzo, una sana e tranquilla via di mezzo, e questo è il problema fondamentale. Però la gente è diversa. Non faccio la domanda poi a Irene, perché già mi ha detto che l'erotismo è una cosa sana, chiaramente, se non si poi trascende, chiaramente. Se non